abbiamo con noi Antonella Barbieri di CIE Confezionatrici. Antonella, CIE Confezionatrici anche quest'anno ha ottenuto dei buoni traguardi, di buoni risultati nonostante il difficile periodo che stiamo vivendo. Avete venduto molto in Italia e anche all'estero, giusto? Sì, quest'anno abbiamo venduto sempre in Italia molto, all'estero, e abbiamo anche nuovi paesi in lista, diciamo, su paesi dove prima eravamo veramente non presenti o presenti veramente marginalmente. Abbiamo venduto per esempio in Siria, abbiamo venduto per esempio in Israele, nelle Filippine, posti un po', diciamo, al di fuori della nostra linea normale di vendite. E non so cosa sia stato, che coincidenze siano state, però è successo. Nel mercato ci sono anche nuovi film per l'imballaggio. Tanti clienti ci chiedono film particolari, combinazioni con carta, proprio per questa attenzione che c'è di cose biologiche e di materiali che siano compatibili con la natura, diciamo, che non vadano ad inquinare. Quindi abbiamo fatto su particolari prodotti, insomma, delle confezioni usando dei materiali, dei film specifici, anche con combinazione di carta e abbinata con film saldabili, insomma. Poi CIE Confezionatrici è sempre in evoluzione con nuove macchine. Sì, abbiamo costruito delle nuove versioni di macchine già esistenti, automatizzandole, mettendo attenzione per esempio sulla 4.0, su leggi particolari che permettono di avere maggiore detraibilità, diciamo, per i costi, e anche un'interfaccia migliore con i sistemi di produzione. CIE Confezionatrici si affaccia sia alla piccola media azienda, ma anche ultimamente a grandi realtà. Avete veramente una vasta gamma di macchine. Sì, la gamma sta aumentando, diciamo, o si sta perfezionando sempre di più. Abbiamo internamente delle persone che ci stanno supportando ancora di più a livello tecnico, a livello elettronico, a livello di componentistica, e questo sta facendo la differenza. Quindi sempre di più l'esperienza si accumula, per cui è un attimo vedere una macchina, vedere un'esigenza e dire ok, facciamo questa macchina, facciamo questi accorgimenti, facciamo queste modifiche. Questo è veramente importante, così anche il rapporto che avete migliorato con i vecchi e i nuovi clienti. Sì. Quest'anno, diciamo, ancora di più, essendo che non abbiamo fatto parecchie fiere, che questo era un canale che per noi era molto importante per farci conoscere, abbiamo aumentato e incrementato, diciamo, tutta la parte web, la parte video, la parte pubblicità, proprio per farci conoscere da casa, diciamo, da computer. E questo ho visto che è stato molto riconosciuto dai clienti, che ci fanno i complimenti, ci dicono oh, vediamo che siete presenti, vediamo che ci arrivano spesso vostre notizie, e questo fa molto piacere ai clienti e li tiene sempre in contatto con noi in qualche modo. Ecco, ma i video che vediamo sono vecchi, di archivio, oppure di macchine nuove che avete realizzato quest'anno? Allora, i video che facciamo sono sempre implementati continuamente con le nostre nuove macchine, e quindi, diciamo, c'è sempre un'aggiunta di materiale continuo, magari mettendo degli spezzoni vecchi, aggiungendo degli spezzoni nuovi, per fare in modo proprio di avere le cose aggiornate. Quindi una persona vede quello che è stato fatto fino all'altro giorno. Però in realtà abbiamo veramente fatto tante macchine nuove, soprattutto per tanti prodotti diversi. Adesso noi ci affacciamo al 90% sull'alimentare, però c'è un 10-15% che sta arrivando in più di non alimentare, e che credo sarà una cosa che noi andremo molto molto a incrementare nei prossimi mesi o anno, insomma, ecco, perché c'è veramente una richiesta, è un campo che non abbiamo mai seguito, che è il non alimentare in pratica. Anche perché avete una grandissima esperienza, ricordo siete partiti con le macchine per pasta, poi da lì avete iniziato a produrre macchine per il confezionamento di pasta e poi di moltissimi altri prodotti, come il caffè, i legumi. Veramente avete una ricca, ricchissima esperienza nel settore del packaging. Sì, diciamo che ci sono 4-5 aree dove noi vediamo che c'è più richiesta, appunto, che sono i legumi, le farine, il caffè, la frutta secca, la pasta. Queste sono proprio le aree dove noi ci troviamo meglio e dove noi possiamo agire
meglio e abbiamo molta 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 esperienza, veramente. L'esperienza adesso fa da padrona, perché ormai siamo vecchi, tra virgolette, sono 37-38 anni che siamo qui a vendere le nostre macchine, e quindi hai la padronanza dell'esperienza, no? Quindi le cose si fanno dirette, veloci, e si interpreta subito l'esigenza del cliente e si dà la soddisfazione al cliente dandogli le soluzioni immediate. In chiusura, Antonella, nel ringraziarla vorrei ricordare che voi siete sempre operativi, tranne durante le festività natalizie, poi ricomincerete subito, no? Beh, allora, noi siamo sempre stati operativi in realtà quest'anno, anche se appunto è stato un anno dove tante persone hanno avuto problemi col lavoro. Noi per fortuna ringraziamo sempre il cielo e noi stessi che siamo stati sempre qua. Adesso chiuderemo un po' di giorni sotto Natale, l'ultimo dell'anno, e ripartiamo i primi dell'anno nuovo con tanti buoni auspici. E con questa occasione voglio augurare a tutti veramente delle buone feste e veramente questa volta uno splendido anno nuovo, che ne abbiamo bisogno tutti, e a tutti i nostri clienti, e grazie mille del vostro supporto. Buone feste a tutti!